L'onorevole Cominardi. Grazie Presidente. No, volevo ricordarle proprio direttamente a lei che sappiamo bene che il salario minimo esiste ed è normato in qualche modo dalla contrattazione collettiva nazionale, però sappiamo bene che ci sono anche delle forme contrattuali che non beneficiano, diciamo, di questo tipo di contrattazione. Ecco perché è bene legiferare anche in un certo senso rispetto a questa problematica. Poi al Commissario vorrei... ecco, sono completamente d'accordo sul fatto che ci sono questioni anche di competenze, ovvero che gli stati nazionali si devono occupare delle politiche occupazionali, verissimo, però dobbiamo anche vedere le cose come stanno, considerando tutti gli aspetti, ovvero che le politiche economiche e monetarie hanno in qualche modo condizionato le politiche occupazionali e le politiche sociali degli vari stati membri. Noi ci ricordiamo benissimo della famosina lettera della BCE, che ci dava dei consigli, li possiamo definire così, proprio in tema di politiche sociali. Vedi poi la manovra Fornero, che ha fatto un qualcosa di vergognoso, come diceva prima il collega Tripiedi, sulla questione pensionistica. Detto ciò, ha fatto anche un discorso rispetto alla mobilità dei lavoratori nella zona dell'Unione Europea, ma dobbiamo anche considerare che la mobilità deve essere considerata come opportunità e non come costrizione. Questo deve essere centrale, perché la persona che viene prima del lavoratore, cioè la persona, il lavoratore prima di essere lavoratore è persona, non è una merce, anche se siamo nella zona di Schengen, di libero scambio, non è una merce, distinguiamo le cose. Poi, altra questione, non può esistere una politica occupazionale senza una politica a livello europeo energetica. Questo è fondamentale dal punto di vista della conversione energetica rispetto all'abbandono delle energie fossili, però in una maniera molto precisa, che consideri anche tutte le nuove tecnologie legate anche all'idrogeno e cose di questo tipo. Ecco, la prima manovra che dovrebbe fare l'Europa, perché nasce così come comunità, come solidarietà, i padri fondatori parlarono di questo. Oggi siamo tutt'altro, un'Europa politica non esiste, e quindi dovremmo parlare sicuramente di prevedere un reddito di cittadinanza con delle iniziative di carattere europeo. In questi giorni si stanno ancora raccogliendo le firme per una petizione che va in questo senso, dove si parla proprio di un reddito di cittadinanza incondizionato e universale. Poi oltre a questa questione, visto che si parla spesso di disoccupazione, in particolare di disoccupazione giovanile, dobbiamo parlare di disoccupazione tecnologica e nessuno ne parla. Da decenni l'automazione e la tecnologia, aumentando la produttività, toglie posti di lavoro. Quindi la cosa che bisognava fare, ecco, io ora ricordo le parole di Romano Prodi, un esponente molto importante in Unione Europea, che disse: nel momento in cui riusciremo ad entrare nell'euro anche con l'unione monetaria, lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo come se lavorassimo un giorno in più. Ecco, è successo l'opposto. Detto ciò, quali potrebbero essere le soluzioni? Tra le soluzioni sicuramente ridurre l'orario di lavoro, perché se è aumentata in questi anni la produttività, vuol dire che sono aumentati i profitti, e quindi i profitti devono essere in qualche modo divisi. Invece è successo l'esatto opposto, disparità sociali sono aumentate. E qui questi ragionamenti non li fa un semplice deputato del 5 Stelle della Repubblica Italiana, questi ragionamenti li fa un premio Nobel che forse voi conoscete bene, che si chiama Joseph Stiglitz, che parla della disuguaglianza sociale. Ci sono dei principi economici anche nemmeno troppo recenti, come quello del moltiplicatore keynesiano, che spiega come se si riesce ad intervenire sulla disuguaglianza sociale, succede che si crea una maggiore propensione al consumo per quelle fasce di reddito molto basse. Ciò vuol dire, mi vuole interrompere? Troppo. Sì, un attimo, finisco il ragionamento e poi concludo. Allora, fare degli interventi specifici per ridurre queste disuguaglianze sociali, che non sono a questo livello mai avvenute quasi nella storia rispetto agli ultimi secoli. Ci sono degli indicatori che lo specificano come il coefficiente di Gini, se volete fare una ricerca, è molto interessante questa cosa. Può dare l'opportunità di ridistribuire prima di tutto il reddito in modo tale da creare una maggiore propensione al consumo, ma un consumo di qualità, perché le persone che hanno una fascia di reddito molto bassa non riescono ad avere accesso ai bisogni primari.
Ok? Quindi in questo modo potrebbe fare anche dare beneficio all'economia, un'economia di tipo sostenibile. Grazie. Voi cosa ne pensate rispetto a queste considerazioni?